Oggi prepariamo spiedini di gamberi al forno a profumo di alloro. Quindi abbiamo bisogno dei gamberi, burro, alloro, aglio, brandy, peperoncino, acciughe sott'olio, bastoncini di legno per fare gli spiedini, pepe, sale e limone. Prendiamo i gamberi e li proviamo del carapace, quindi con un coltello, ci aiutiamo con un coltello e incidiamo sotto, sulla pancia diciamo, e con le mani ci aiutiamo a sgusciarli. Andiamo a incidere sulla schiena per togliere il budello del gambero. Quindi sempre con il coltello lo eliminiamo. Adesso che abbiamo preparato, pulito tutti i nostri gamberi, andiamo a formare gli spiedini. Quindi, prendiamo il nostro bastoncino di legno, fissiamo un gambero, una foglia di alloro. Una foglia di alloro. E direi che facciamo gli spiedini di tre gamberi. Una foglia di alloro. Mettiamo un goccino di olio alla base. Questo lo facciamo esclusivamente per far aderire meglio la carta da forno che in precedenza abbiamo tagliato, per far sì che nel forno non svolazzi. Una volta che è ben aderito la carta da forno, prendiamo il nostro spiedino con l'aiuto di un coltello e lo adagiamo. Una volta che abbiamo messo i nostri spiedini sulla teglia, prendiamo una presa di sale, anche due, una bella spolverata di pepe, una volta riposti i gamberi sulla teglia, in forno per 15 minuti a 180 gradi. Intanto che cuociono i gamberi abbiamo 15 minuti per preparare la nostra salsa. Con l'aiuto di un pentolino prendiamo il burro e lo mettiamo sul fuoco. Intanto che il burro si scioglie prendiamo l'aglio. Una volta sciolto il burro uniamo l'aglio. Una volta che il burro ha ben preso il sapore dell'aglio eliminiamo l'aglio e uniamo il peperoncino. Brandy. Allora togliamo il pentolino dal fuoco e prepariamo l'acciuga da incorporare con la salsa. L'acciuga cerchiamo di schiacciarla il più possibile, quasi da renderla pasta. Pronta l'acciuga, incorporiamo la salsa. Andiamo a prendere il limone, stando attento che nessun nocciolino caschi. La salsa è pronta. I gamberi sono pronti, quindi prendiamo il pentolino con la nostra salsa e ce la aggiungiamo sopra. Il piatto è pronto, easy and quickly.